Salve a tutti, oggi vedremo la forza di penetrazione di una carabina di libera vendita depotenziata, come in questo caso questa. Questa è una Diana 240 Classic, quindi praticamente non deve superare i 7,5 joule di energia cinetica. Diciamo che non si ci avvicina nemmeno ai 7,5 joule. Adesso verificheremo quanti joule di energia cinetica sviluppa e qual è la velocità di volata del piombino. Il piombino è un diablo di grammi 0,45, testa piatta. Adesso con questo cronografo balistico, questo piccolo cronografo, verificheremo il tutto. E allora, non so se si riesce a vedere, già abbiamo registrato qua il peso del piombino, che è di 0,45. Adesso verificheremo la velocità di volata e quanti joule di energia cinetica sviluppa. Siamo in un seminterrato, c'è un pannello in legno per assorbire piombini, quindi siamo in assoluta sicurezza. E allora, speriamo si riesca a vedere. La velocità di volata è ottima, è 158 metri al secondo, mentre sviluppa 5,63 joule. Quindi praticamente è molto molto più scarsa rispetto praticamente a quello che dice la legge. Allora, adesso noi siamo a circa una decina di metri, per l'esattezza saremo 8 metri e 50 o qualcosa del genere. Adesso verificheremo la forza di penetrazione di questa carabina. Noi qua abbiamo due strati di compensato e un multistrato da 3 mm ciascuno. Sono due strati perfettamente interi, perfetti. Adesso verificheremo la forza di penetrazione. Questo è quello che succede con 5,6 joule di energia cinetica. Abbiamo bucato il primo strato e il secondo strato, quindi entrata e uscita. Quindi bisogna fare molta attenzione, anche se queste carabine sono praticamente di libera vendita, quindi sono depotenziate, bisogna usarle con assoluta responsabilità. Un colpo partito male, eventualmente potrebbe causare dei danni irreparabili, quindi fare molta attenzione. Non è un giocattolo. E questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like. Grazie. E alla prossima.